D'arte Flavia Sagnelli. Siamo qui a Venezia, in Palazzo Ivancic, a pochi passi da Piazza San Marco, per gli ultimi accorgimenti della mostra. Ma intanto volevamo farvi vedere qualcosa. Questo è il banner, tutti i personaggi che ci saranno. Guardate quante sorprese, quanti bei nomi, da Pippo Franco al mitico Paolo Liguori, Silvana Giacobini, esatto, Morgan, il vicepresidente del Senato, il grande Francesco Alberoni. Il 2 agosto sarà, esatto. Mentre venerdì ci sarà Carole Smith e il 6 c'è Margherita Parsi, teniamo il microfono vicino. Facciamo un giro veloce della mostra adesso, andiamo a vedere qualcuno così vi rendete conto di quante belle cose abbiamo qui. Fiammetta Bellati, guarda che bell'opera, Flavia. Sì, questa è bellissima perché sposa la scienza con l'arte. Lei infatti è una fisioterapista che riproduce i corpi. Bravissima di lei. E poi passiamo a Luigi Lucernini, anche un amico, diamo sempre voce alle nostre parole, Flavia, così ci ascoltano meglio da casa. Luigi Lucernini, fantastico, sembra un quadro regalato alla H. Sì, molto materico e molto profondo. E questa croce dove la mettiamo qua? Carlo Balliana, Cristo trascendentale, non so se mi spiego. Sì, un'idea di movimento e di potenza incredibile in questa scultura. Andiamo di qua e chi troviamo di bello? Raffaella De Santis, della profondità del rosso, colorato, fortissimo, un quadro primaverile. Sì, molto vivace, astrattismo, veramente gioioso. Maria Petrucci, le sue sculture in legno sono meravigliose. Sì, questo è un richiamo al classico, alla tradizione, molto affascinante. E andiamo dentro, perché qua siamo verso il canale, e adesso ci apriamo e andiamo dentro. Cominciamo da qui, ecco. Sandy A.M., La caduta dei sogni. Sì, questo è un quadro prospettico, ricco di significato, di simbolismo. Questi colori vivaci che la rappresentano benissimo. E poi andiamo qui. Raffaella Rigatello, Maria Callas. È un quadro bello, forte, grande. Potrebbe essere messo dentro la mostra che gira il mondo, che tra l'altro è prodotta da un mio amico, dal grande Ilario Tamassia. Sì, questo sembra proprio una stella, una Callas, che emerge dall'universo, quindi bellissimo, molto, molto potente. La sedia dei ricordi di Ruggero Rotondi, bello, originale e anche veneziano, un po' carnevalesco. Sì, 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 molto, molto divertente e molto leggero anche. E siamo sul mercato con Pietro Lombo, eccolo qui, di Patti Italia, dove c'è la mozzarella pura, ma un quadro meraviglioso, guardate che scene, quanti colori e quanta dedizione ci ho messo al pennello. Sì, moltissimi dettagli, richiede un'osservazione, molto tempo di osservazione per capirlo bene. Mariella Bortolamiola, beh, fortissimo questo, a me sembra la Monument Valley. Sembra un sogno, sembra la rappresentazione onirica di un paesaggio. E la forza di Paola Ruggero, esatto, col suo equilibrio, e vai. Sì, anche qui io vedo un forte simbolismo, questa donna mascherata dai tratti un po' nascosti che nasconde un significato sicuramente da scoprire. Andiamo alla composizione di Antonella Capozzi. Wow. Qui c'è tanto astrattismo, c'è dripping, è molto, molto interessante questo. Alessandra Greco, collezione, proprio molto bello fatto anche questo. Sì, qui c'è proprio l'idea dell'arte che fluisce, come questo colore sulla tela. E siamo a Cella. Mattia Montone, il nome già sentito. Qui c'è una sovrapposizione di colore, materia, c'è un gioco bellissimo tra vari stili e vari metodi di fare arte, sì. E siamo al Dalì di Simone Amato, di Padova, originale. Sì, molto, molto. È lui. Sì, Carlito T, fortissimo, per non dimenticare. E chi è che dimentica? Questo è proprio stile con parte pieno. Giovanna, Aurelia, siamo alti, così la guardiamo. Forte, sì, tra sì. Cielo e terra, ah che bello. Sì, una perfezione architettonica. Una bella prospettiva, dei bei colori, brava. Andiamo di qua perché abbiamo Domenico Villano, High Speed, da Lupenna alla Ferrari. Fortissimo, divertente. Sì, molto. Passiamo di qua,
perché troviamo, ecco lei, Cristiana Dana, It's the time to fly, è il tempo di volare, evviva. Ah, sì. Lei fa questi lavori materici, costruzioni molto, molto forti. E poi siamo ad Anna Nigro, sì, la giocatrice d'arte, ma che meraviglia, sì, ma guarda, sì, che forza, sì, ma guarda quanti dettagli, che colori. Sì, sì, sembra una fotografia. È vero, eh? Sì. Canziana virtù, figure. È particolare. Sì, sì, molto. È da leggere bene, da studiare. Sì. Mirko Loncelli, verità nascosta, esatto, è proprio lui. Bergamasco. Sì, qui c'è nascosto un significato di questa città, probabilmente. Una visione personale di un paesaggio cittadino. Sì. Marina Denti, ecco qua, con queste due opere fortissime che potrebbero regalare un solo. Sì, sì, colori molto belli, molto tenui, molto ben accostati. Alessandro Negrini, mi sento un po' emozionato, guarda queste tre bellissime foto che ci sono qui, ma chi sarà questa modella, immagino, di Hollywood? Sì, molto forte, un grande fotografo, una grande mano, una cara persona. Sì, veramente bello, bello il gioco. Ma direbbero tutto. Paola Tait, presenza, un altro quadro originale. Sì, molto. Anche qui c'è del simbolismo. Drago Cerchiari, la neve degli altri. Ah, questo. Delicatissimo. Sì, sì. Questo molto leggero, delicato e sognante. Andiamo a Stefania Pazzaglia, esatto, con la sua Volo di corvi. Questo sembra un paesaggio che sorge verso un filtro, sembra una crestiglia, come il tempo che passa ma non cambia la natura. E andiamo nell'altra stanza adesso, ragazzi. E i volti simpatici di Luciano Bonini. Sì, Luciano Bonini usa questa tecnica della linea continua, si fa ispirare dalla musica e crea questi volti meravigliosi. Che forza, l'amante. E passiamo a un grande fotografo, Daniele Rizzulli, anche simpatico, indeterminato, eccolo qua. Sì, lui coglie questi scatti sfocati, è interessato al momento, non al momento nitido, ma è interessato proprio al passare del tempo e quindi anche lo scatto sfocato è indice della realtà e di cambiamento. Uno stile che va molto in America, bravo. E qui abbiamo Bobo Ivancic, esatto, il ritratto di Elsa Pound. È una grande forza, tanta sì, roba. E qui c'è una sorpresa che abbiamo voluto fare gli artisti, ovvero sia la lista di tutti gli artisti con le loro fotine, eccole qua, guardate che simpatiche. È una cosa divertente e simpatica, quindi ognuno si può fare la foto con la sua foto, guarda, calma, straordinaria, che dire di lei, una preghiera blu. Sì, la bottecchia con la sua arte, il suo colore in movimento, questa materia, questo colore che sembra muoversi, il blu che ritorna, le onde. Una grande energia, una donna sì, piena di vita, piena di colore. E sempre lei con la sua seconda opera, Le colline del Prosecco di Conegliano, come la ricordo? Questo è dedicato alla sua terra e al suo vino. E al suo vino. Ci sta. Certo. Francesco Fazio con il suo ferro, le sue sculture, un fabbro straordinario, sì, milanese, che mette nella grazia tutta la sua arte. Sì, sì, sì. Questo rende l'idea di movimento anche nella materia più stanca che è il ferro. Siamo qui a Giulio Comback, guapa, sembra, sembra come lo vedi, così lui. Sì, dà l'effetto di luce e ombra nonostante non usi i colori, è molto, molto forte. Giordano Garutti, queste due, l'uomo architettonico e calamità tragica, sono opere da leggere, sì, una sì, certa sì, profondità. Sì. Sicuramente c'è tante inquietudini. E poi Gabriella Marazzi, con delle opere originali e particolari e poi un ritratto di Vittorio, devo dire molto bello. Brava, brava Gabriella. E venite con noi sullo scalone che vi portiamo e giungiamo al primo piano, guardate che bello. Gianluca, Giuseppe Seregni, guardate l'eleganza. Sì, l'idea di questa arte che si sposa con la tecnologia, c'è molta spiritualità, molto rivolto al futuro questo tipo di arte. E poi qua c'è un cognome, un marchio, Cinzia Gorini e il Time Lapse. Wow, fortissimo. Se lei con il suo blu, che insomma ritorna in tutte le sue opere, dà questo senso di pace,
È molto, molto, molto bello questo. Seguitemi, venite qui a vedere questo pezzalone che c'è tutto. E poi qui sopra la straordinaria di un artista che si chiama Pamela Kara. Kara, particolarmente giapponese, chissà. Guardate qua, ha fatto la piantina di Venezia con la leggenda, ma un'originalità speciale, sì, straordinaria. Bravo, bravo, bravo. Veramente, sì, qualcosa che si vede che viene da lontano, perché tutti questi fiori, questa minuziosità, è bellissimo. È un vino strano. Andiamo di qua, allora, verso il salone, di Dovegna. E qui facciamo un giro così, allora, dottoressa. C'è nella mia straordinaria Margherita Hack in Antonella Rollo, bravissima, che ha rappresentato questa Margherita Hack in maniera straordinaria, brava, brava. Sì. Vlaiko Petrovic dell'Est, un grande artista, bravo dell'Est. Sì. Vlaiko Petrovic, un artista dell'Est, molto bravo. Sì, dettagliatissimo, figurativo, un paesaggista bravissimo lui. Sì. La Madonna della Colora di Milva Mikiut. Dolcissimo. Sì, molto, molto, molto materna, molto dolce. Nunzia Romeo, Ener, un quadro, una leggenda. Sì. Questo è da leggere, da capire, nasconde una storia questo quadro. E la luce di Francesca Pinciloli, un mosaico. Sì. Ci vuole un bel po' per farlo, veramente tanta pazienza. Brava. Sì, lei usa questo tipo di arte in modo impeccabile e completamente innovativo. Bravo la Pinciloli. E siamo qua nella stanza Senape, Nicola Garrassi, Le luci del barocco, eccolo qua. E lui è di Miletello, il paese del Peppo Baudo, Sì, questo paesaggio infuocato, questo è proprio il fuoco dell'arte che gli scorre dentro. Silvano Mascioli, bolognese, PS1. Ah, questo l'ho visto a Miami. Questo l'abbiamo visto a Miami, sì. Esatto, bravo. Sì. Molto bello questo. Passiamo a Raffaele Di Benedetto con un bacchetto addossato ad un albero. Originale, simpatico. Sì, molto colorato, colori molto accesi. Arduina, Santi, sì, la cavalcata del tramonto veneziano. Parla di Venezia e parla della sua poesia, perché Venezia è poesia. Sì, con questo cavallo alato che la sorvola, questi colori dell'aurora. E che dire del tratto preciso di Losanna di Secca con questi proteggi che ami? Parla da solo, perché qualsiasi aggettivo sarebbe superfluo. Sì, una tenerezza questo quadro. Ma anche di una bravura tale. Sì, lei è bravissima. Minimalista, sì. Straordinaria. Sì. Complimenti. Le scarpe di mio padre, sì, sempre lei ha voluto raccontarle. Brava. Sì. Maria Marilena Rocchetto con le gondole, un tributo a Venezia. Sì, i tributi a Venezia non sono mai troppi. Sempre lei, brava. E passiamo ad Anna Maria Pietragalla col volo di Jonathan, il gabbiano Jonathan, sì. Da un vecchio libro di Bach, Richard Bach. Negli anni '80 fece questo successo letterario straordinario. Enrica Uncini, eccolo qua, sempre le logge di Venezia e poi anche le Villa Gregoriana. Brava Enrica. Bellissima prospettiva, veramente bello. Passiamo a Francesco Pernacchi con La Speranza, eccolo qui, guardate qua come la vede lui. Sembra quasi un quadro che rappresenta la natura e l'inquinamento, no? Sì, ma questo tratto che esce dal mare. Esce dal mare con una... Sì. Speriamo anche noi, Francesco. Maretta, Caposella, il bene e il male. Hai capito? Sì. E io vedo tutto bene qua, la natura. E dove è il male? In questa parte. Poi siamo a lei, Carolina, sì, la Monsassiani. Sì, cioè, qui l'artista, pensiamo al celeste. Sì, l'artista gioca con il modo di dire, il feeling blu americano, la madre natura che si sente malinconica in questo momento storico. E passiamo alla stanza grigia, e vai. Appunto, Laila, Laila Scorcelletti, ma guardate che matita, ma guardate che colori. Guardate qua, la naufraga. Sì, wow. Dettagli, un uso della china incredibile qui. Entriamo nella stanza grigia, per vedere ed ammirare Arduino Rossi, luce in fuga. Sì, qui, anche qui un uso del colore molto molto vivace, questo il bianco che accende tutti gli altri colori, questo punto di fuga centrale, molto, molto vivace. Mauro Pavà, una luce così. Beh, Ronny Broggi, un ritratto straordinario al nostro Vittorio e il Fabbro. Che bello, il mio Vittorio parallelo. Sì, è sempre suo, poi una bella modella. Sì, usa il pastello, sembra che abbia scattato le fotografie. Sì, bravissimo.
un incomodo. Angelo Scudari con queste due opere, occhi in giù e oltre, bravissimo, un acquarello, cioè sembrava fosse un'acqua minore l'acquarello, altro che arte minore, arte superiore, bravissimo. Perché è difficilissimo. L'ha innamorati con queste fotografie spettacolari, che dire, parlano da sole. Anche queste ci sarebbero molto bene, se posso dire, in ufficio. Zungri, meraviglioso, la voce del silenzio. Questo anche è pieno, ricco di simboli. La voce del silenzio era un pezzo fatto dal mio caro amico Paolo Limiti, al quale ero proprio affezionato. L'ha cantato Mina, l'ha cantato Bocelli, perché Paolo Limiti ha fatto tantissimi pezzi per Mina. Purtroppo non c'è più, io lo dedicherei a lui. Roberto Comelli, geometrie in progressione, molto originale, sì, che bello. Molto, molto, molto. Si scopre man mano che ci si avvicina. Sì, bravo. Sì. Un lavoraccio, bravo Comelli. Antonio Zuccon, Diavolo Sguardo, maestro. Qui lui ha la capacità inversa, è un fotografo, ma sembra una pittura, un dipinto. Ha questa capacità di rendere affascinanti le foto come se fossero dei dipinti antichi, meraviglioso. Fedor Suskov, uno dei più grandi artisti russi che fa scultura monumentale nell'URSS, che ormai è andato. E lo vogliamo bene, lo amiamo, gli eredi naturalmente, lo portiamo in giro perché è particolare. Questo è Nascita di Gesù Bambino. Sì, qui è il colore che esprime la sacralità di quello che ha rappresentato. E pensiamo a questa sognatrice molto particolare, speciale, di Teresa Giardina. Sì, qui anche colori, l'uso dei colori, gli accostamenti, bellissimi. Francesca Colacello, scarpe rosse, beh, un simbolo, un significato, sì. Brava solo sì, per l'idea. Sì, 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 con queste applicazioni, pure qui c'è molta materia, molto, sì. Ha costato tantissimi elementi. Tutti i giorni scarpe rosse, brava Colacello. Siamo a Marilia Battilana, lo ripeto, Marilia Battilana, Memory of Marriage, la memoria di un matrimonio, che fu o okay, che è, chi lo sa? Beh sì, questo è proprio evocativo di un ricordo, sì, insomma, quasi un'installazione tra cartoline. Agrippino, Martello, La dolce vita, un quadro di un tempo che fu sempre bello. Questo è bellissimo, meraviglioso. Sì, la trasposizione in bianco e nero è dipinto di un'immagine famosissima. Sì. E qua che abbiamo? Sì, è sempre lui, sì. Molto forte questo, geometrico, particolare. Sì, bravo sì, Martello. Sì. Adesso qua abbiamo Angelo Zuc e siamo a un raticchio di Treviso molto bello, fatto con accuratezza e dedizione Angelo Zucchero. Zuccolo, pardon. Sì, si vedono proprio le venature, la parte più scura, molto realistico. Il maestro Lucio Olivieri, noi, guardate che scultura meravigliosa. Sì, questa è proprio la sicurezza del bambino che si aggrappa alla mano. È dolcissimo. E qui il nostro video, di cosa parliamo? Parliamo di Miami, parliamo di Spoleto, parliamo di arte in quarantena, dei prossimi eventi. E certo, Miami sarà il 4 dicembre di quest'anno, e come no. Emanuela Degano. E qua è Emanuela Degano, un'opera significativa e particolare, un'opera originale. Sì, sì, molto. Lucia Sanavino. Gesha, come no? Sì, questo quadro esprime veramente tutta l'inquietudine che c'è dietro questo personaggio. Sì. Veronica Garcia, questa di opere qui, è Serenissima. La Serenissima, sempre Venezia rispetto. Sì, 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 sì. Beh, bellissima le sfumature. Gaia Velli, C'era una volta, una fotografia anche questa dolcissima, particolare. Sì, bellissimo il contrasto tra questa scena molto calda e il resto che invece è un po'. Passiamo a Mario Vitolo, Cuba, una signora anziana, che dialoga con un'altra opera che tra un po' vediamo. Sì, questa è una fotografia, io trovo geniale questo metodo di fare fotografia. Sembra di stare con lei. E qui passiamo al nostro parco delle conferenze, con i nostri banner, come vedete, con una parte dei personaggi che sono tanti. Il palco, andiamo al pianoforte, dove di solito c'è il maestro Alfonso De Roda, straordinario pianista. Passiamo a Monica Ferrari, con questa signora che rappresenta con la bandiera di sfondo l'Italia, è una persona anziana, io lo leggo come un omaggio al Covid, purtroppo alcuni non hanno potuto salutare i cari, è stata una vera tragedia, una foto, che poi sarebbe un pitto foto meravigliosa,
la dice tutta. Sì, da questo sguardo dolce ma malinconico, ma che non giudica, nonostante tutto. E passiamo a Falcarno, Renzi, con questi quadri che sembra come se avessero delle mascherine, queste figure, stanno tutti vicini ma tutti con le mascherine. Sì, sì, sì. Lui è un avanguardista, meraviglioso, non si vedono i volti ma si può immaginare esattamente chi siano. Susanna Caudi, con questo cuore speciale, una scultura, molto bella. Sì, anche questo è molto evocativo, nel fatto di un cuore che soffre un po'. Giorgio Soriolo, con questa frattura, croce e suora. Ma qui, grande, forte, sì, forte. Molto forte, molto. E poi un'artista speciale, Patrizia Almonti, guardate qua, Iechi, di Roncius Valle, l'opera dei pupi siciliani. Maremma, tanta roba, eh. Sì, questa è davvero qualcosa di incredibile. E passiamo alla prossima sala, Flavia. Sì. Siamo Aldo Zotic, queste due sculture, un pittore e scultore, esatto. Sì, molto affascinante, cioè un richiamo alla scultura classica, molto, molto affascinante. Poi passiamo a Stearno, a Fulvia Stearno, con queste due opere parallele di qua e di là dello specchio, molto forte. Molto, sì, coloratissime, molto vivaci, molto espressive. Luminoti e fuoco dentro, bellissimo. Sì, sì, sì. Che vengono interpellate dall'arte... speciale di Vigoroso, questo bronzo bellissimo del 97, Barbara. Sì, unico. Passiamo all'artista turca, un'amica, a Sunrise Queen, Emel Bardar. Guardate che bello come lavora il vetro. Sì, un lavoro veramente finissimo. Sono stato a presentare una mostra a Istanbul, un artista speciale. E vediamo qua chi abbiamo, Flavia Cristina Castellani. Originale, un po' particolare, allegro, ci vuole un sorriso in un periodo così. Sì, molto allegro e anche qui trovo che ci sia una storia da leggere. È certo. Molto particolare anche questo. Michela D'Onofrio, Temptation. Michela D'Onofrio si usa questo binomio tra donne e animali, tutte le sue opere. Particolare, particolare. E Leonora Puccini, di Sunshine Kid. Fortissima quest'opera, che energia! Sì, 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 luminosissima, questo mare che finisce nelle fiamme, veramente... Patrizio Rabito, la fontana della Milano. Sì, molto, molto, molto. Fulvia Steardo, che richiama, sì. L'abbiamo vista prima, questa è l'ultima delle sue opere. E passiamo a lui, Dries Lan, Madonna, elegante, anni 30. Sì, sembra un quadro di un paio di secoli fa questo. È nato a Casablanca, fortissimo. Salvatore Ferrante, Sotero, si fa chiamare Passione Rosso. È tutto legno, guardate che arte. È tutto lui, fortissimo. La tutto scultura, Bravo. Maena Marrone, Tramonto. Ah, originale. Molto. Molto originale. E passiamo a Luciana Rossato, un bel ritratto. Sì. Lei con pochi tratti riesce a rendere qual è il pensiero del... Brava Luciana. E le due opere qui sono di Castellano, sì, Diario Castellano. Simpatica e divertente, questa e quest'altra, dei temi importanti. Sì, perché naturalmente si leggono, no? Dal clochard e la versione di colore. E passiamo alla stanza rossa, Flavia. Rosso acceso, rosso... E siamo Francesco Binopoli, foglie e forme al vento, ma che colori, che forza, che creatività. Sì, colori bellissimi questi, fluorescenti, bellissimo, sembra che ti catturano, quando sono occhi. Simile a Monica Cassetto, con un qualcosa, da tutti questi occhi mi diventano troppi. Noi di Torino facciamo cose forti. Sì, sembrano stormi, gli uccelli, banchi di pesci, bellissimo. Elisa Fossati, dove già sentito, Love is the answer. È la risposta. L'oceano è la Casa Bianca. È un trinomio di foto che vogliono dire qualcosa. Lanciano dei messaggi. Certo. Cioè la sua visione di quello che sta fotografando. Di quello che sta accadendo. Meraviglioso. Massimiliano Sciuccati. Ecco, simpatico, forte. Sì, questo è proprio... Sì, è molto divertente, molto colorato. E andiamo sulle tonalità forti, passiamo da Daniela Moretti con Nadella a Salvatore Peritera. Sì. Questo è
E come lo vedi? E Salvatore Pimentel ha questi colori un po' particolari, come vedete, la dolcezza del tratto. Sono due quadri diversi ma fortissimi. Demez Kitziltas, spero di averlo pronunciato bene, San Giorgio, l'isola di San Giorgio di fronte a Venezia. Sì, nascosto dal tramonto, luce dell'alba, sono luoghi molto affascinante questo. Particolare. Sigrid Plattner, con questa scarpa rossa che simboleggia la violenza sulle donne. Sì, lei. Francesco Rinaldi. L'ultima cena ha rappresentato e poi il grido del fiume Bat. È bellissimo questo come arte figurativa, vera, con questo uso del colore. E passiamo alla cara Alda Boscaro. Queste due opere che sono sempre dei ritratti di donne, come amo fare lei, uomo ambiente e donne ambiente. Sì, con varie caselle, quindi anche qui c'è... È ben articolato, il disegno, il pensiero. Sì. E queste due opere adesso Gioia Loldi, molto forti, dove c'è sempre simboleggia il suo significato di arte, di vita, è forte di passione. Sì, è molto, molto impulsivo e molto, molto forte. Adesso passiamo alla stanza gialla. Elena Cavanna, eccola qui. Lei ha il tratto un po' così, di Piacenza. E vede il tessuto del pensiero. Sì, come si incastra, come si lega, bellissime le sfumature. Un quadro decorativo. Luigi Marsero o Marsero, ai posteri la risposta. Eccoli qua, guardate che originalità, da primavera autunnale è sfumato a storie diverse unite dalla passione. Grazie, una fantasia fortissima. Sì, sempre questi colori fortissimi, tutti mescolati, cioè c'è tanta passione. Una forza, Marsero! Sellitti, Pietro, anche lui non scherza, eh? L'ha presa in toto Venezia, infatti è un'esplosione di colori e di energia. Sì, no, bellissimo il senso interpretativo di quello che sta dipingendo, sì, no, veramente... Mauro Rescaglio, canale veneziano, semplice, fotografia di uno scorcio di Venezia, molto realistico, simpatico. E passiamo a Carla Papella, questo ritratto delle decisioni di Jolie, dolcissimo, perfetta. Sì, è doppio, ha dato l'artista, dallo sguardo di questa ragazza, veramente l'indecisione tra l'ingenuità e l'amicamento. Maria Iarda. L'artista Rumet, che vive da Bucarest. Voglio ricordare che sono tante le artiste, la mostra è maggior parte al femminile, sono artiste di una trentina e passa di paesi, e maggior parte sono donne. Brava, Diana. Molto, sì. Poi passiamo a Giuichi Rivera, Reincarnazione, un quadro speciale. Questo è veramente evocativo della natura, bellissimo l'uso del colore, bellissimo. Deborah Ferruzzi Caruso con queste due opere, la natura e sempre acquerello, che io adoro. Sì, l'acquerello e lei usa una tecnica dell'acquerello veramente, veramente importante, molto brava. Serena Ciotta, rinascita Serena Ciotta, un abbraccio, un qualcosa di forte sul mare, come non capirlo? Sì, questo è simbolico, quello che può nascere dalla passione, dall'amore. Dal mare, dalla spiaggia, ci credo, anch'io per essere lì. Anactis Caporale, queste opere così forti. E qua lo vedo quasi la piazza del mercato, ma dove? È Marocco, probabile. Sì. E là siamo a Manhattan, a New York. Sì. No, i colori tipici dei posti che ritrae, grande realismo, bellissimi. Anni 30? È probabile, Laura Ruggero ce lo racconta tramite The Frapper. Beh, sì, questo è... Fotografia. Sì. No. E passiamo alla scultura, Maria Grazia Lissa, ceramica, amica acqua qua. Questa, altro che valletta, questo è un diario di bordo. Sì, è dettagliatissimo, molto colorato. Originale, dici tu. Sì. E siamo Angelo Piccolo. Piccolo non tanto, guarda qua che meraviglia, è riccio. Sì, molto delicato, sì. Nonostante la grandezza è molto... Angelo o è riccio, quale dei due delicati? Andiamo di qua, stanza gialla, signori. Stanza sempre.
Santa Senape, c'è quasi tutta la scultura, passava da Angelo Magna Bosco, con questa scultura in legno che la racconta tutta. Sì. Perdita di identità si chiama, pensate che meraviglia. Sì, è uno vicino all'altro, Flavia, sublime direi. Sì, proprio si scompone la faccia di questa persona, veramente. E passiamo a queste altre opere qua, Maddalena Corda, costruite d'epoca Sardo, guardate che lavorazione, che brava che è, davvero. Congratulazioni per la fantasia e la dedizione. Siamo a Marco Ferrante, ragazzo di campagna, piccino ma talmente semplice e gioioso. Le cose semplici sono le più belle. Luminosissimo, stavo facendo vedere. Sonia Sansoni, mi ricordi dell'anima. Deve avere un bell'anno loro, questa Sonia. Sì, tanti ricordi belli anche, devo dire. Aspettiamo, domani. E poi Sonia, sempre lei, che ha adesso ancora sul legno, per il dolore. Ancora l'opera sembra gioiosa. Sì. Molto leggera, sì. Colori tenui. Passiamo a delle persone simpatiche che archeologi conoscono con questa gabbia. Eh sì, sono due simpatici architetti, guarda cosa fanno. Sì. Originali. Molto. Maddalena Cantonazzo, una ragazza che fa spettacolo, ma pure psiche, un artista diventato e l'ho diventato anche bravo. Ottimo. Sì, esatto. Bravo. Sì. E poi Felice Nero, un bravissimo scultore, fa il ferro e porti dell'Africa. Quindi dovrebbe essere napoletano, ricordo, molto bravo. Sì, il dettaglio dei capelli. Sì, fantastico. Fantastico, sì. Passiamo a questa sala delle sculture qui adesso, perché c'è il De Carli che con la sua racconta tutto. Opere che devono essere per forza messi così e non attese, perché bisogna leggere, guardarle, osservarle, forse a volte anche accarezzarle. Una di quando sì. Siamo in Italia, guarda, sono proprio. E poi qui c'è Rita Spina, di Milano, con queste sue opere che bisognerebbe parlare a lungo, veramente originali. Sì, queste venature sono frutto di una tecnica particolare, molto complessa, che le rende tutte diverse, veramente. È una creda particolare, la lavorazione è lunga. Silvano Fellini, una Madonna col bambino, come dire. Firenze, e tramite la sua sensualità e la sua arte racconta qualcosa che era oltre il sogno. Sì, è molto, molto caldo, l'uso del legno come materiale per ricavare questa scultura mi conferisce tantissimo calore. Andiamo all'ultima stanza per il balcone. Alessandra Candriella, io vedo un paesaggio in questi colori, come il mare, il passaggio del mare. Il mare, il movimento, la schiuma, la luce che si riflette. E poi andiamo a Nerelli, in Carla Filippi, con questi frammenti di Vicoforte, questi paesaggi, questi soli forti. Nerelli sempre tantissima energia nelle sue opere. Mondovì, Dale, eccolo qua, anche questo è fortissimo, credo. Wisting. Sì. Sì. Qui anche movimento, colore, forza, tantissima energia in queste opere. Gastone Bari, eccolo qui, Sarteano. Vabbè, definizioni matematica, equazioni, qua c'è tutto un calcolo, un progetto e ne esce qualcosa di forte, di astratto, di allegorico. Sì, un artista, un programma. Sì. Sono simboli, allegorie. Materia, colore, molto facile. In contrapposizione passiamo a Belluno, sì. A queste opere semplici, particolari, di Rosanna Cecchetto, Le grandi sconfitte. Sì, qui... Uno delle sue. Anche qui, tante raccontano... storie, sì. Una precisione... Potremmo fare proprio un diario, un libro, sì. Le storie della Probinale. Renzo Eusebi, opera numero 17, qua parlo da scuola. Sì, da proprio questo senso di elevazione, di movimento verso l'alto. L'intanto delle Marche. Passiamo a quella qui, Valentina Puccio, Valli, il Cariglione, è di Messina. Sì, no, di Palermo proprio, però vive a Messina. Questa tecnica particolare, digitale, con la fotografia, con la pittura, insomma, molto brava. E passiamo alla stanza più dolce, quella dei bambini. Mi sembrava giusto dare voce anche all'arte più genuina, all'arte più vera, i bambini, tra di loro anche alcuni ragazzi autistici e Down. Sara,
e gli altri la vedono così. Venite con me, guardate questo paretone qua, che meraviglia, da Simone a Robert e a tutti gli altri. Andrea, Viviana, guardate che meraviglia. Trovo meravigliosa questa idea di dare spazio ai bambini, perché la creatività è dei bambini. Con la fondazione Movimento Probina Aulus, per la prima volta anche l'arte dei bambini diventa protagonista probinale. Guardate che dolcezza, per lui Andrea. Bellissimo. Lo facciamo qui a Enzo Riscuso, una bellissima opera fatta di fotografia attraverso il vetro, ha fotografato delle case, cioè oltre il vedere, si chiama, sì, oltre il vedere. Sì, molto affascinante, sì. Grande profondità. Grande fotografo. E poi siamo a Renzo Remotti con Dream Room, particolare anche questa, e poi Romano Elia Tironi, senza titolo, la si legge da sola. Sì, questo è molto strettato. Molto strettato, giusto. Siamo, credo, a circa Lacone, con questi due grandi quadri fatti di fiori, in English Garden, e l'altro che è Julie. Qui c'è la tenuità, la leggerezza, la delicatezza dei colori, le sfumature, quando si mescolano i colori, una meraviglia, un piacere. E poi passiamo a un fotografo, un amico, Gino Sambucco, il mitico Gino Sambucco con le sue montagne. Gino Sambucco con le sue montagne, le sue fotografie, i suoi sorrisi. Girando una montagna ne esce un volto, guardate, naso, bocca, e questa è una fotografia di una montagna, questa è di un'altra. Eh sì. Sì, questa capacità di vedere volti disegnati nei paesaggi, sì, è molto originale. È divertente, bravo. E poi la montagna è una cosa che va riscoperta. Tutti al mare, invece la montagna è veramente una fonte di benessere. E passiamo a un altro maestro, un maestro della matita, del disegno, il maestro Pasqualetto. Maestro Pasqualetto, che ha fatto un'opera molto simpatica per il nostro amico festeggiato Roberto Villa, insieme a Dario Fo e Pierpaolo Pasolini. Bellissimo, complimenti, gioioso, sì, veramente. Veramente studiata, sì, nei minimi, sì, dettagli, sì, sì, disegnata, sì. Voluta, e un risultato è venuto veramente bello, sì, grande. Adesso seguiteci perché finiamo la mostra con questa bellissima sala che si apre, che si è affreschi, come vedete, che si disegni, e l'opera di questo palazzo magnifico.